Gentili signore e signori, buonasera. Sono le ore 22, siete collegati con la redazione giornalistica di Pineta Oggi TV Online All News per un aggiornamento delle notizie. Praticamente ci sarà una conferenza molto importante su tematiche di antimafia venerdì prossimo, precisamente a Udine, e ce ne parla in modo diciamo, più dettagliato Andrea Del Sosso del Movimento Agende Rosse, che lo abbiamo in collegamento Skype con noi. Collegato appunto da Udine, dalla città di Udine, che ci farà un po' il punto della cosa. Ci dirà un attimino quanti relatori verranno, chi sono, gli orari, anche per poter poi arrivare al sito specifico dove si svolgerà questo convegno. Saluto in regia centrale a Treviso Rosario Moreno e adesso la parola ad Andrea. Andrea, ci sentiamo. Andrea Del Sosso, come stai? Sì, Sì, salve a a tutti. tutti. Mi dovreste ascoltare in maniera abbastanza tranquilla. E un saluto a Rosario, un saluto a te, Massimo, un saluto agli ascoltatori, a coloro che hanno ancora di volersi informare. Al giorno d'oggi, insomma, ci vuole coraggio per queste cose. Hai parlato bene, abbiamo un grosso evento qui a Udine, un evento che abbiamo fortemente voluto noi delle Agende Rosse, perché siamo stanchi di parlare via radio, senza cattiveria Rosario, siamo stanchi di parlare via radio, di parlare via Facebook, vogliamo cominciare a parlare alla faccia della persona, faccia a faccia, ci piace il contatto, come dire, umano. E in accordo con il gruppo Antimafia 2000 del buon Giorgio Bongiovanni, con la collaborazione dell'amico Stefano De Barba, presidente dell'Associazione Nazionale Amici di Attilio Manca, e quindi con la collaborazione di Angela Manca, che mi permetto di salutare, mi consentirete questo personale uso, e dell'amico Gianluca Manca, organizziamo appunto per venerdì prossimo una piccola conferenza. Il titolo è semplice: Mafia, problema nazionale, stragi, depistaggi, trattative, vittime, carnefici, pentiti, collaboratori, processi e malaffare in continua espansione sul territorio italiano ed estero. Cerchiamo di fare il punto completo, preciso, non limitato solo alla Regione Veneto, come abbiamo fatto sabato scorso a Pieve di Cadore. E ci avvaleremo di questo, della presenza graditissima e molto forte del professor Guidotto, presidente dell'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso, amico intimo di Paolo Borsellino e tante altre cose. Giovanni, buon Giovanni, dico, non penso di doverlo presentare a questo pubblico perché credo che ne sappiate uno più di me sul buongiorno. Sì, E Giorgio udite? Bongiovanni, direttore di Sì, Antimafia 1000, esatto. esatto. E udite, udite, siamo riusciti a contattare un personaggio scomodo, molto scomodo, un testimone del processo trattativa Stato Mafia, nella fattispecie il figlio di Don Vito Giancimino, Massimo Giancimino, che ci ha garantito, l'ho sentito oggi pomeriggio telefonicamente, se è tutto contento, come si dice dalle mie parti natie, è felice come una Pasqua di poter venire qui a Udine. Tutto dipende dal giudice che deve firmare il permesso per farlo muovere da Palermo, ma siamo fortemente portati a pensare che Massimo sarà tra noi la serata di venerdì pomeriggio, venerdì sera. Andrea, una Dimmi, cosa, dimmi. ecco, puoi spiegare al pubblico dove si terrà questo convegno? Sì, ci stavo arrivando, ti ringrazio. E lo facciamo questo convegno, questo evento, questo incontro, lo facciamo in collaborazione con l'Home Page Festival, che è un consorzio di ragazzi, un gruppo di ragazzi che tutte le estati organizzano concerti, serate danzanti e serate di divulgazione particolari nella città di Udine, e questa volta noi saremo al centro del comune di Udine perché ci troviamo nei locali adibiti a assessorato alla cultura. Saremo in piazza in Corte Marpurgo in via Savognana, praticamente a 50 metri dal plesso che ospita gli uffici del comune stesso, gli uffici centrali del comune stesso. Siamo adiacenti a un posteggio venereo, tra il posteggio venereo praticamente il comune, quindi in pieno centro storico, in pieno centro cittadino. Avremo anche qualche problema per il posteggio della macchina, ma signori cari, miracoli non possiamo farli.
Terrei a ribadire due cose. L'ingresso è libero come a tutte le nostre conferenze, non chiediamo mai un centesimo, non impegniamo mai nessuno a pagare un centesimo. Poi certo, se arriva qualcuno e ti dice ti voglio regalare 10 milioni di euro perché fate una cosa fatta bene, faremo il sacrificio di accettare il regalo perché le spese ne abbiamo molte. Ma soprattutto, e qui stavo divagando un po' troppo, vorrei fare un messaggio di ringraziamento, se me lo permettete. Non è il mio stile, sono un po' imbarazzato perché è la prima volta. Ma vorrei Prego. ringraziare la libreria Giunti. Sapete voi che in Italia vi sono molte librerie, la Mondadori, la Binco Pallino, la Giunti, vabbè, adesso tutte non mi vengono in mente. Io Adesso con. possiamo ricordare tutte praticamente. E vabbè, mi direte una cosa che mi è impossibile. Io sono molto legato a questa libreria, la libreria Giunti, perché tutte le volte che sono andato da loro, prospettando l'idea di poter vendere qualche libro, eccetera, eccetera, si sono sempre comportati in maniera meravigliosa nei miei confronti, nei nostri confronti, chiedo scusa, nei nostri confronti, nei confronti del gruppo di Agende Rosse, che io rappresento indegnamente in questo momento. E nella fattispecie vorrei ringraziare una a una le persone che lavorano in questa libreria. Ripeto, la libreria Giunti del centro commerciale Città Fiera Martignano di Udine. Vorrei ringraziare pubblicamente Gabriella, Michela, Manuela, Silvia, Serena e Dario per l'impegno che hanno sempre messo e anche stavolta hanno messo un grosso impegno nel far venire dal deposito centrale alcune copie, ne ho una trentina dietro, del libro di Massimo Ciancimino, libro che presenteremo a margine della conferenza venerdì prossimo. Ecco. Certo, ecco, Andrea, ti faccio una domanda. Tu prima Sì, dimmi. hai fatto un nome, no? Mancan. Ecco, puoi ricordare ai nostri ascoltatori chi è questa persona? Oddio, sono la persona meno indicata a parlare del caro Attilio. Attilio Manca era un neurologo, dico era perché è una persona che, ahimè, sembra che si sia drogata, ma la cosa strana è che, essendo lui mancino, si iniettava dell'eroina in due azioni diverse usando lo stesso buco sul braccio sinistro. Cioè, ripeto, io sono mancino, uso il braccio sinistro per misciare lo zucchero nel caffè e riesco con il braccio destro, pur essendo una mano che io non uso. Facciamo il conto di chi è destro, che praticamente con la sinistra non fa nulla. Ecco, come se io, che sono destro, riesco ad iniettarmi con la mano sinistra dell'eroina sul braccio destro, la inietto due volte, facendo quindi due buchi, ma sono talmente bravo che faccio un buco solo. Il problema di Attilio Manca è che Attilio Manca sembra, da carte processuali, sembra che sia stato il medico che ha curato Provenzano. Voi mi insegnate che l'esperienza ci insegna che certe cose non si devono sapere, non si possono far sapere e a mali estremi, estremi rimedi. Anche se è vero che oggi la mafia non l'ammazza più, perché questo è vero. La mafia oggi, prima di arrivare ad uccidere fisicamente qualcuno, proprio non può fare altro. Evidentemente, a mio personale avviso, Attilio Manca aveva saputo, aveva visto qualcosa, al signor Provenzano non andava bene. Questa è una mia supposizione dalle carte processuali in mano all'amico Antonio Ingroia. Ecco, ho capito. Dunque, quindi è un personaggio che merita un po' l'attenzione, ecco, perché non. Assolutamente sì, assolutamente. Qui ci troviamo, vedete, io sono sempre un po' restio a parlare di queste cose perché poi scendono il volgare. Allora, È caso. se è vero come è vero che i giornalisti si scassano, si smannano l'anima per andare a contare i giuffi d'erba sotto il tacchetto del portiere o dell'attaccante. Ma Gribbio, ma queste cose qui, ma dobbiamo essere noi che le diciamo? Scusate, signore Massimo, tu sai come ragiono. Cioè, queste cose qui devono essere scritte tutti i santi giorni sui giornali, punto. Altrimenti il popolo non saprà mai. È un popolo ignorante, è un popolo che viene governato dal furbo di turno. Ecco, due parole, no, ho capito perfettamente. Dunque, io ricordo per chi è sintonizzato, sono le 22:10, c'è
Siete collegati con Self Web Network, emittente radiofonica online a livello nazionale, perché appunto nella rete ci ascoltano anche comunque oltre il confine, e stiamo parlando di tematiche di antimafia. In modo particolare stiamo riorganizzando una conferenza che si terrà a Udine questo Bene, bene. 20 giugno, con ospiti importanti. Ecco, in collegamento da Udine abbiamo Andrea Del Sorso del Movimento Generosa, che ci sta facendo un po' descrivendo un po' l'evento che si terrà appunto ad Udine. Ecco, ho detto Movimento Agende Rosse. Possiamo spiegare agli ascoltatori, che magari non so se si sintonizzano per la prima volta o che per la prima volta sentono questo nome, che cos'è il Movimento Agende Rosse? Il movimento delle rosse prende appunto il titolo, il nome dalla famosa agenda che Paolo Borsellino portava sempre con sé. Nel 1992, come negli anni precedenti, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri fece delle agende di rappresentanza, come si faceva quando c'erano i soldi da poter spendere, la banca regalava l'agendina, ecco. I Carabinieri facevano l'agenda istituzionale, la loro agenda, che chiaramente andava regalata al Presidente della Repubblica, al Presidente alle autorità del Paese. Tra le tante autorità venivano considerati tali anche determinati magistrati, tra i quali il buon Paolo Borsellino. E quell'anno lì, nel 1992, l'agenda dell'Arma dei Carabinieri, che venne regalata a Paolo Borsellino, aveva una copertina di colore rosso. Da qui noi prendiamo spunto per il nome, anzi, da qui Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, ha spunto per il nome. È un richiamo alla famosa agenda che è miracolosamente sparita nel pomeriggio di quel tragico 19 luglio, mentre tutti quanti pensavano che fosse all'interno di una borsa lasciata in macchina. E c'è una storia un po' ambigua, un po' strana, che secondo noi racchiude però la storia moderna dell'Italia. Paolo su quell'agenda segnava praticamente le cose più importanti, non certamente sono andato a comprare le sigarette o sono andato a tagliarmi i capelli. Segnava gli incontri fatti con i mafiosi, segnava gli incontri fatti con gli altri collaboratori, l'incontro con Mancino e quant'altro. La sparizione di questo libricino, di questo documento, di questa famosa agenda rossa, che poi dovremmo sempre ringraziare, tra l'altro qui apro una parentesi, dovremmo sempre ringraziare gli amici di Antimafia 2000, nella persona di Giorgio Bongiovanni e di Lorenzo Baldo, conoscete tutti e due i personaggi, che durante una ricerca in un laboratorio di un fotografo di Palermo ritrovarono quella famosa foto dell'ex capitano Arcangioli, che in un momento devastante nel quale si passava sul cadavere di Emanuela Loi o sul cadavere di Paolo Borsellino, se ne va tranquillamente a spasso per Via D'Amelio con una borsa di pelle presa dalla macchina di Paolo Borsellino, consegnata sempre al giudice Ayala, eccetera, eccetera, eccetera. Non entro in particolare perché sono già le 10:15, la gente sennò già si addormenta subito. Da questo qui, Salvatore Borsellino ha voluto, lotta disperatamente con tutte le sue forze per la ricerca della verità sulla morte del fratello Paolo e quindi sul ritrovamento di questa agenda per sapere quello che c'è scritto, eccetera, eccetera, eccetera. E da qui è partito il gruppo Movimento delle Agende Rosse, movimento che si è strutturato nel corso del tempo localmente con dei presidi. Io sono infatti il rappresentante, il portavoce, il demente di turno, colui che ci mette la faccia, che se si vuol dire, del Movimento delle Agende Rosse, del presidio intitolato alla scomparsa Emanuela Loi, presidio di Udine. Emanuela Loi perché? Perché Emanuela Loi ha una storia particolare che la lega al Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto è la prima donna morta per un attentato di mafia in servizio di scorta. Secondariamente, non tutti ricordano che Emanuela Loi, in qualità di poliziotto, venne a studiare alla scuola di polizia che era a Trieste. Quindi abbiamo i ragazzi che fanno parte del gruppo, anche su mia indicazione, qui mi vanto di questa cosa, abbiamo intitolato questo presidio alla Emanuela Loi perché ci è sembrato cosa carina, cosa buona, cosa insomma gentile. E come presidio, appunto, dicevo, siamo riusciti ad avere venerdì prossimo il buon Guidotto, sempre pronto, devo dire,
alla pugna, sempre pronto alla discussione in tema mafia. E chi non conosce Guidotto perde una persona con una memoria storica pazzesca, è la nostra memoria storica. Tra l'altro, Guidotto è anche uno dei fondatori del Movimento Nazionale delle Acende Rosse. Altro personaggio su cui non riesco a trovare una parola perché lo ammiro troppo è l'amico Giorgio Bongiovanni, del quale mi onoro poter dire sono amico. E poi c'è questa persona, Massimo Giancimino, che contattata si è subito reso disponibile con una gentilezza d'animo e di corpo che ci ha lasciato sinceramente sorpresi. Ma secondo te, Andrea Del Sì, Sosso, dimmi. una domanda che mi faccio sempre, gliel'ho fatta anche in occasione di un'intervista a Palermo anche a Massimo Ciancimino, cioè come mai solamente adesso ha detto qualcosa? Allora, io sto Capisco, leggendo secondo me un ha capito libro. il Scusami, non ho capito. Massimo, scusami, stai arrivando, probabilmente ho problemi sulla mia linea. Se puoi ripetermi l'ultima parte della domanda, grazie. No, chiedevo semplicemente questo: come mai secondo te Massimo Centimino si è messo a dire qualcosa in questi ultimissimi anni? Allora, mio personale pensiero, probabilmente sbaglio, ma è il mio personale pensiero. Allora, Massimo Ciancimino è una persona che ha rischiato, rischia la pelle per dovere di verità. Ossia, quando suo padre Vito ha lasciato questa valle di lacrime, diciamo, Massimo si è trovato con una serie di documenti in mano, che erano i documenti del padre. Ha cominciato a spulciare questi documenti un po' per conoscere la figura del padre con il quale Massimo non è mai stato molto legato, perché c'è stata una cosa, lui la spiega molto bene nel suo libro, Don Vito. E è venuto a conoscenza di alcuni particolari incresciosi e quant'altro, Massimo Ciancimino si è trovato di fronte o a due strade. La prima strada, brucio tutto, chi se ne frega. La seconda strada, brucio tutto, però non è giusto bruciare, perché è giusto che chi ha sbagliato paghi. Massimo è stato arrestato più di una volta, è stato accusato ultimamente, per esempio, di riciclaggio di denaro in Romania, ma non tutti sanno. Io non voglio difendere Giancimino, attenzione, devo solamente dire le cose per dovere di onestà. Non tutti sanno che a Massimo Giancimino è stata tolta la patente di guida. Non tutti sanno che a Massimo Giancimino è stato tolto il passaporto. Non tutti sanno che Massimo Giancimino la sera alle 21:00 deve essere a casa. E non tutti sanno che durante la notte quel povero disgraziato che Massimo Giancimino rischia di essere svegliato dalla pattuglia della polizia che va a controllare che lui sia a casa. Ora io mi faccio una domanda. Una persona di 45 anni circa, che non vive nella bambagia, ma non vive neanche col pezzo di pane e la muffita a casa, è una persona che comunque aveva il suo lavoro, è riuscito anche in quanto erede di parte dell'impero di Vito Giancimino, insomma, ha una vita adagiata. Chi glielo fa fare andare in galera? Scusate, io non vorrei usare parole poco corrette, ma cioè, questo ci aveva tutto a casa. Questo in casa di Massimo non manca nulla. Rinunciare e passare del tempo nelle varie galere, essere additato, eccetera, eccetera, secondo me lo fa solamente per dovere di verità. Per dovere di verità, per evitare che suo figlio, Vito Andrea, domani abbia da dire: cavolaccio, mio nonno era un mafioso, mio padre pure. Ma questo è un mio pensiero personale, Massimo, attenzione. Anzi, mi hai messo la pulce nell'orecchio, perché venerdì avrò modo di parlare con Massimo a quattro occhi e magari mi voglio togliere questo piccolo sfizio, ecco. Ecco, ti ho stuzzicato un attimo la curiosità. No, ascolta Andrea Del Dimmi, Sosso, dimmi. ecco, siamo ormai verso la conclusione di questo speciale di Ecomondo 2000, qui da Sai su Web Network di Treviso, sono le 22:19 in questo momento. Ecco, se puoi ricordare, così in conclusione, dove si terrà questa conferenza e che poi io vado con due notizie importanti che sono appena arrivate qui in redazione e poi chiuderemo questo speciale. Prego Andrea. Allora, ti
Ti dico subito, Massimo, che tra l'altro avremo la possibilità di avere una diretta web grazie ai potenti mezzi messi in campo dall'Associazione Attilio Manca, Associazione Nazionale Amici di Attilio Manca. Faremo una diretta web. Ti passerò il link perché no, a voce così non me lo ricordo. Comunque, questa conferenza, che noi speriamo sia una bella cosa, si svolgerà con il contributo di Antimafia 2000, con il contributo appunto dell'Associazione Nazionale Amici di Attilio Manca, su organizzazione del Movimento delle Agende Rosse, presidio Emanuele Loi di Udine, nell'ambito dell'Home Page Festival, un festival che come dicevo prima si tiene tutti gli anni nel periodo estivo qui a Udine, in Corte Marpurgo, praticamente al Palazzo Marpurgo in Udine, in via Savorniana, ecco, non ricordavo precisamente l'indirizzo, in via Savorniana, in Corte Marpurgo, il 20 giugno prossimo, quindi venerdì prossimo, alle 20:15, quindi i calciomaniaci hanno anche il tempo di, mi dicono, c'è la partita dell'Italia. Io mi dispiace per loro, sarò cattivo, ma non seguo il calcio. E quindi non so neanche a che ora giocano. Comunque dovremmo iniziare praticamente a partita finita alle 20:15 in Corte Marpurgo con la presenza del professor Renzo Guidotto, di Giorgio Bongiovanni e dell'amico, speriamo poterlo definire anche dopo venerdì, Ciancimino Massimo. L'ingresso è libero, vi aspettiamo numerosi, se potete, avremo piacere di salutarvi. Certo, bella questa cosa che non si paga niente, che voi praticamente offrite l'informazione gratuitamente. Assolutamente sì, assolutamente sì. L'informazione non deve essere pagata, Massimo. Ecco, questo vi onora moltissimo. Bene, io parto. Allora, stai pure in linea, stai pure collegato con noi, Andrea, che parto con una notizia che fa un po' pensare, perché ultimamente c'è un'escalation di queste forme di violenze, famiglie che vengono sterminate, persone che vanno ad accoltellare le altre, insomma, praticamente c'è una situazione abbastanza che fa pensare. La notizia è la seguente: due persone sono state accoltellate a Cinisello Balsamo nel Milanese in due luoghi poco distanti l'uno dall'altro. Uno degli uomini è stato trovato cadavere in un autolavaggio, un altro ferito nel Parco Nord. Una terza persona è stata aggredita nella vicina Sesto San Giovanni. I due feriti sono gravi e sono stati ricoverati in ospedale in codice rosso. La polizia ha fermato un presunto aggressore, un italiano di 34 anni, mentre girava seminudo con le mani sporche di sangue nel Parco Nord. L'uomo, che manifesta evidenti segni di squilibrio mentale, ha dei precedenti. Questa dunque è la notizia che appunto vi volevo dare, che mi è arrivata adesso. Poi ce n'era un'altra. Dunque, ce n'era un'altra che adesso è una notizia più che altro di servizio. Sì, benzinai da stasera impianti chiusi. E poi c'è un'altra ancora. Adesso vediamo se il computer me la dà. Dunque, vediamo se siamo ancora in tempo. C'è un tempo tecnico da. Ecco, ve la leggo per la prima volta. Dunque, cioè, la leggo io per la prima volta. Sarebbe. Dunque, c'è una pornostar scomparsa, il corpo è stato trovato in un lago, vediamo di capire meglio, sarebbe un corpo umano trovato nella cassa di plastica recuperata nel lago di Garda, ecco, parliamo del lago di Garda, recuperata dai sommossatori della polizia impegnati nelle ricerche di Federica Giacomini, la pornostar di 43 anni, nota come Ginevra Hollander. Sparita il 9 febbraio scorso. Il contenuto è stato inviato all'Istituto di Medicina dell'Università di Padova ad indirizzare le ricerche nel lago un testimone che aveva riferito di aver visto l'ex compagno della scomparsa caricare qualcosa di voluminoso nel lago davanti a Castelletto di
Brenzone, nel Veronese. L'ex compagno, 55 anni, già rinchiuso in un ospedale psichiatrico, è stato ritenuto inattendibile. Dunque, queste le ultimissime notizie. Allora, ritorniamo a noi, quindi conferenza a Udine, 20 giugno, venerdì, quindi, su tematiche di antimafia. Andrea Del Sozzo del Movimento Agende Rosse, io ti ringrazio per averci illustrato il tutto. Se vuoi aggiungere qualcosa, hai ancora un minuto, non di più, di spazio, prego. Sì, Massimo, a parte i saluti di mia moglie che è rientrata adesso dal lavoro, e un ringraziamento a Rosario, a te e a chi ha permesso questo mio piccolo monologo, soprattutto un grazie per averci sopportato e speriamo che grazie per supportarci da oggi in poi. Sono sempre a vostra disposizione, ragazzi, e altro da aggiungere nulla. Da Bene. Udine è tutto, come direbbero i vecchi giornalisti di vecchio stampo. I nostri colleghi che ci hanno dato e ci danno ancora tutt'oggi un ottimo esempio per noi giovani che impariamo a fare giornalismo radiofonico, televisivo, eccetera. Ecco, grazie di aver ricordato questa cosa qui perché effettivamente a volte ci si dimentica, insomma. Veramente, ecco. Rosario Moreno, ecco, io so che poi tu manderai in onda anche in replica questo speciale nei prossimi giorni. Se vuoi, non so, fare qualche domanda, altrimenti io chiuderei qui da Pianeta Oggi TV questa breve diretta, oddio, non tanto breve, insomma, siamo quasi mezz'ora, 26 minuti di trasmissione, non proprio breve come si pensava. Poi un discorso tira l'altro, noi appunto diamo spazio quando è una cosa interessante, è anche bello parlarne, insomma, ecco. Rosario, a te, se vuoi dire qualcosa. Bene Massimo, ti ringrazio. Voglio ringraziare Andrea Del Sozzo che ci ha portato questa testimonianza che è molto utile perché mi ha detto prima delle cose di Ciancimina che io non sapevo e anche dell'Agenda Rossa che non sapevo. Anche se vado spesso a farmi le mie ricerche. Voglio ringraziare Andrea, ringrazio te Massimo, tutti quanti, tutte le persone che ci hanno ascoltato e soprattutto mi raccomando chi si trova a passare dalle parti di Udine. Vado a questa conferenza venerdì 20 alle 20 e 15 perché sarà molto interessante. Ma chi si trova in altre parti d'Italia o del mondo che in questo momento si sta ascoltando, il link per poterla seguire è http://m.ustream.tv. Slash channel slash agende trattino rosse trattino Udine. Spero di aver dato giusto il link, caro Andrea. E comunque, insomma, qualsiasi cosa, spero venerdì di poter rimandare anche come Science Web Network la vostra diretta. Bene, con questo è tutto. Volevo infatti chiederti se potevi appunto andare in diretta con la conferenza e quindi ecco mi hai risposto alla domanda. E penso che anche questo speciale lo riproponi ancora nel corso dei prossimi giorni. Sì, sulla web radio verrà riproposto per circa ogni ora per quanto riguarda insieme alla rassegna stampa questo speciale giusto per raggiungere quante più persone possibile. Invece per la web TV verrà messo su YouTube e sul nostro canale web TV, su Ah, Itstreams. perfettissimo, mi dai una bella notizia perché allora anch'io con la mia emittente lo posso poi diciamo, pubblicare all'interno della testata, così si può riascoltare anche da questo canale qui da Pianeta Oggi TV. Allora io vi ringrazio Andrea Del Sozzo per tutte le informazioni, grazie a Rosario Moreno per la regia centrale a Treviso, tra altre cose titolare di Science Web Network. A questo punto non mi resta che ringraziare anche i gentili radioascoltatori per averci seguito, augurando a loro un buon proseguimento con le nostre programmazioni della rete. Da Massimo Bonella, buonasera.